telefonini, ci sono i computer, c'è internet, dice noi che ci facciamo i gradientatori con le radio? Ormai è una cosa vecchia, certo, è vero, finché vanno i ponti radio, finché c'è la corrente elettrica, finché non crollano le centraline telefoniche. Perché, come si vede in qualsiasi situazione di emergenza, quando si verifica questo, il telefonino non lo usi, il computer ti serve per scrivere, non riesci più a comunicare, sei isolato. Quindi a quel punto chi è che entra in ballo? Il radioamatore, che con la batteria della macchina, un'antenna e una radio, magari un pannellino solare se scarica batteria, ha risolto il problema. Questo fa il pari col fatto che a verificarsi calamità naturali, per esempio i terremoti, i radioamatori vengono chiamati le prime 48-72 ore, 4 giorni massimo. Dopodiché, piano piano, vengono fatti rientrare, perché qua appena si ristabiliscono le comunicazioni canoniche. Viene lasciata solo una piccola aliquota perché successe qualcosa. Nelle calamità, terremoto d'80, 76, 78, eccetera, i radioamatori sono stati in anno, 6 mesi, ma perché? Perché c'era più difficoltà adesso di ricostruire e di ripristinare linee, quelle diciamo tradizionali, per modo di dire. L'esperienza ha mostrato infatti che non è così, come dicevo, i sistemi di comunicazione più evoluti e tecnologici sono più vulnerabili, questo abbiamo già detto. Quindi a questo punto, e poi c'è la mia cosa, allora quando i sistemi non vanno in default perché le centraline vengono distrutte o la corrente non c'è, quindi terremoto, i sistemi di comunicazione, quindi cellulare eccetera, vanno benissimo, vanno in default. Ma perché? Perché si è visto un aumento del 600% del traffico telefonico, perché chiaramente tutti vogliono comunicare con la zia che sta a Milano, però tu già stanno bene, tutti vanno su Facebook per scrivere guardate sto bene. Poi sono quelli da condannare che si fanno i selfie davanti alle casse da morto, però poi, ma proprio questo, tutti vanno su WhatsApp, quindi la rete collassa comunque. E quindi a questo punto che succede? Erano in campo e la via materia, che non certo chiamano la nonna che sta a Milano, ma fanno ben altro. Quindi vediamo che tra i vantaggi, come c'è scritto qui, discussi del sistema radio vi sono l'indipendenza da sistemi centrali che possono andare in avaria, facile sostituibilità dei terminali, quindi apparati radio, perché c'è un portatile, si scarica, ne prende un altro, cambia la batteria, si rompe, viene un altro radioamatore, ne porta un altro. Modesti costi di realizzazione e di attivazione, è normale, perché un'antenna che costa 70 euro, 100 euro. La radio ne costa 300, in confronto alle centraline telefoniche, a queste grandi centraline che costano migliaia di mila euro, con poco non riusciamo a stabilire le comunicazioni efficienti. La linea è sempre aperta, è impossibile trovare occupata. Nell'etere come fai a occupare? E la possibilità di comunicazione circolare più diretta, mentre io parlo con la sala radio, gli altri della maglia, come noi con la maglia, ascoltano. Quindi tutti hanno la stessa informazione in tempo reale. Quindi la condivisione delle informazioni, come avete visto, tutti sentono e tutti conoscono la medesima informazione. A sto punto dice che cosa io devo fare, io radioamatore, quando vado sul posto, quando mi offro volontario, c'è il terremoto, vado io, prima. Quello che diciamo prima, mentre aspettiamo che il programma si caricasse, che devo fare? Devo togliere una cena, soccorrere una cena, devo riaffermare, che devo fare? No. L'operatore radio in emergenza è l'occhio delle autorità locali o nazionali, preposta alla gestione delle emergenze, ma non è la mente. A noi non è richiesto di prendere iniziative. Certo, se la signora sta cadendo il canale che si affoga, soccorriamo, ma noi non dobbiamo comunicare, ah guarda adesso mi devi mandare i pompieri, poi mi mandi i fabbri, poi mi mandi i falegnami. No, ci sta chi è la mente, ma non perché è più intelligente,
perché noi siamo gli occhi, come il corpo umano, siamo gli occhi che fornono informazioni, poi c'è chi è che è preposto a impiegare il personale, a dettare le strategie. L'operatore orario quindi deve sapere osservare, sintetizzare e comunicare senza interpretazioni, perché se no chi ascolta non capisce che succede. Quindi, come vedete, ha la cura di comunicare con precisione ciò che vede, soprattutto comunicare la strada per raggiungere il luogo dell'emergenza, tutto quello che necessita per affrontare le prime fasi critiche di questa. Io ho usato un termine d'ospedale, no? Così detto triage di informazioni, che è uno dei compiti istituzionali dei volontari addetti alle telecomunicazioni, che recatisi sul posto descriverà la sala operativa e la reale situazione. La descrizione del sinistro è di estrema importanza, lo ribadisco, per chi dovrà gestire l'emergenza, in quanto più precise e immediate sono le informazioni e più correttamente verranno interpretate dal destinatario, ok? E quindi potrà impiegare al meglio i mezzi per gestire più rapidamente, più efficacemente la situazione. L'abbiamo detto prima, ricordati che chi riceve il tuo messaggio non è sul posto, quindi non può vedere quello che tu dai per scontato. Facciamo un esempio? Allora, iniziate a fare un occhio, sono arrivato sul posto, guardate, mandate 10 camion dei pompieri, un casino, la gente. Quello di là sente questo, dice sì, ma un casino che? Sono morti? Ho mollato qualcosa? Cade di ponti? Perché mi chiedi tutta questa cosa? Tu dici, ma quello mi fa questa domanda, cavolo, se io qui lo vedo, hai capito? Ma se non mi dici correttamente quello che vedi, per te è tutto scontato, ma per me no, perché io sono cieco di là, non vedo, quindi non riesco a capire. E ricordatevi una cosa, che nella prima fase dell'emergenza siamo sempre soli. Il radioamatore che va sul luogo, escluso chi sta, poi vediamo che cos'è il Dicomac, al Dicomac, che è una città, ma il radioamatore che va, terremoto dell'Aquila, ha colpito, sono 700 abitanti, arriva con la sua bella macchinina, la sua antennina, è stata sola. Lui è il sindaco, se non è una frazione, non manco il sindaco, quindi è lui. Quindi deve per forza mettere in atto questo tipo di operatività, perché se no si crea un pandemonio che non ha più fine. E vi assicuro, io sono stato all'Aquila 10 giorni al Dicomac e qualche radioamatore è preso dall'ansia, dal paciente, non si capiva che succedeva. Ma che c'hai? Dimmi, che servono, mi ricordo uno, serve le medicine, servono le medicine, ma quando arrivano? Sì, ma perché servono? Perché dopo vieni, no, perché io secondo me servirebbe, perché se magari qualcuno si sente, ma secondo te, ma magari su un altro posto servono, c'è gente che sta male, tu gli serve la medicina, no, non devi comunicare, perché se no si mette in piedi, dopo lo dirò, perché il Dicomac è una cosa da un pazzo, magari se sta al caldo, è una cosa, io vi dico, io dormivo due o tre ore. E specialmente nei momenti in cui davano queste informazioni così accurate, che poi alla fine vedevi che era solo una suggestione di chi stava lì, che magari, che ne so, vedi il bambino che piange con la febbre, ma allora il dottore non arriva, urlava, no, ma che c'è, muore qualcuno, il bambino con la febbre, adesso arriva, sta di là, c'è quella che sta partorendo, per dire, no? Quindi tu gli dici, c'è un bambino con la febbre, a 39, che è lo stesso effetto che urla sul microfono, ma peccato che l'informazione arriva, poi viene vagliata su una realtà, no? Quindi ecco perché è importante. Questa è una formula infallibile per essere efficace. Le regole delle 5 W. Quando, diciamo in italiano. Dove, cosa, chi e come. Qui è tutto crollato. Quando è crollato? Dove sei? Tutto cosa? Tutto che? La strada, la cacchè? Voi capite che è diversa, no? Se è crollata una casa, un ponte, una strada, è diversa. Ma proprio su chi mando? Chi mando? Mando quelli che coprono i tubi e che
sono rotti i tubi e invece quella dalla strada o viceversa, quando la settimana scorsa c'è tutta questa fretta, no? Perfetto? Dove? E io sono qui, perché guardate io cosa vi dico, perché io dico, ma io sono qui, ci sono dei vitelli infrappolati dentro la stalla, qui. Ma qui dove? Nel mondo, sicuro, dove? Dove la mandiamo? Dove mandiamo i soccorsi? Qui, ma ti faccio qui! Però io ero agitato che ha visto sta scena, quindi bisogna essere presenti a se stessi. Poi chi ha causato l'evento? Non certo si deve andare a cercare una persona identificata, ma se io andrò sul posto dove c'è lo stravipamento di un fiume, chi l'ha causato? Sono in Zaccazzato al fiume doppio, sono a Ponte Fencino, il fiume Tevere è straripato, chi? Il fiume, quindi chi sta di là dice dovrò mandare le persone attrezzate per i pompieri col gommone. Questo come arrivare sul posto e come fare arrivare i soccorsi. Quindi, un'altra regola. Qui sono molte cose che mentre scrivevo dico sono scontate, sappiamo tutti, no? Che informazioni inutili occupano la frequenza, creano confusione e anche il testo che deve essere trasmesso a altri operatori viene stravolto. Lo sappiamo tutti, ma proprio le cose scontate sono quelle che in quei momenti ci passano fuori dalla mente. Perché noi dobbiamo capire che noi ci abbiamo un compito, non ci abbiamo 10.000. Cioè noi non ci è chiesto di andare a s'arrampicare sul campanile, salvare manoscritti del 700, no. Non è una cattiveria, è perché se tutti vanno sul campanile non c'è nessun parlaradio, sul parlaradio non c'è nessuno va sul campanile. Cioè chi fa cosa? Ognuno ha il suo compito. Noi ci abbiamo questo. Vi assicuro che lo facciamo in maniera adeguata. Le cose per gli altri funzionano molto meglio, ok? Dici, grazie, lo sapevo anch'io, pensate prima di parlare, però quando siamo lì bisogna pensare, anche perché qualsiasi persona può ascoltare, quindi vedete, attenete che il compito a svolgere è controllare la vostra emozione, anche se vedete i morti, poi vi sfogate dopo, ma lì vi è richiesto questo. Una professionalità, è come il medico del pronto soccorso, no? Arriva la signora col braccio rotto, non si fomenta a piangere con lei, no? Anche se gli dispiace, no? Signora, mamma mia, come si fa? Non dica, ma guardi un po' la signora come lei, bella, simpatica, no, è quella che fa male, lo medica. Dopo magari se gli dispiace, va sulla stanzetta, un attimino ci va a guardare un po'. Cioè, è questo, capito? Scandire bene le parole. Dice, ma lo sappiamo, grazie. No, perché posso assicurare quei momenti. Urlano sul microfono perché pensano che se urli arriva prima i soccorsi. È un po' come la signora anziana col cellulare. Più urla e più la sento meglio a Milano. No, è uguale. Quindi non è che se voi urlate, bestemmiate, cioè anche bestemmiate, spaccate il microfono, domani è tutto a posto. No, è uguale. Quindi bisogna avere il massimo controllo di voi stessi. Evitare notizie non verificate. Ci sono 100 morti. Perfetto, sono 100 morti. Chi l'ha detto? No, perché ho visto che sono cadute le case, sicuramente sono previsti, l'hanno detto, è venuto. Perché poi le notizie vanno acquisite, ma anche da chi? Viene lui, chi è lei? Il sindaco? È il soccorritore? No, io sono Giulio Rossi, abito su quel palazzo, siccome siamo 18 famiglie e l'unico che vedo qui intorno so io del palazzo, presumo che siano tutti morti o siano sotto i macelli, ok? Ma questo anche per evitare lo sciacallaggio, no? La gente poco furba che butta le bombe, no? Tirare delle notizie così perché fare che sanno, e quindi poi arrivano elicotteri, carri armati, ingegneri, poi non c'è niente. Quindi questo serve. E registratele su materiale cartaceo. Non deve mancare mai quando partiamo con la macchina, un'agenda, un blocco note, scondere bene. Questo perché? Perché se poi sono delle notizie che un domani rivestono un carattere un po' importante,
quindi possiamo essere anche chiamati a testimoniare in procura, perché uno almeno c'ha un po' di memoria, no? Chi me l'ha detto, o ho visto, ok? E qua vi dico, quando siamo lì, noi abbiamo, c'è anche una funzione pubblica, non è che stanno lì così per parlare la radio, questo poi lo dirò dopo. Controllate il vostro linguaggio, operate con un modo professionale, con una voce ferma, seria, evitando di comunicare cose inutili. Ah, io sto a Ponte Vallicempio, a Ponte Felcino, Luria Maggiore. Oh, ma Maggiore com'è? Caldo? No. Che ti hanno portato a mangiare? Perché mi hanno portato gli gnocchi? E come questo grosso... Ma sono successa là? Sì, no. Ma non si vede che ancora ti portano gli gnocchi? Tu che c'hai? Ah, io c'ho pasta in bianco. No. Cioè, non dobbiamo... C'è lì, durante l'emergenza, deve regnare il silenzio radio. Parla il capo maglia, come vedete, e quelli che stanno sotto rispondono. Parlano anche le periferiche, ma ci deve essere un motivo, ok? E dico sempre, non dimenticate che le comunicazioni possono essere ascoltate e monitorate dalle autorità competenti. Perché? Perché noi non è che siamo esenti dal codice delle comunicazioni. In emergenza non è che noi possiamo usare le frequenze che vi pare, possiamo parlarne, ci fa, cioè non è che ci sono deroghe, eh. È tutto come quando siamo a casa con la radio, eh. Bisogna seguire le leggi. Come dicevo prima, la sicurezza è al primo posto. Da nessuno pretenderà da voi un comportamento azzardato, ok? Quindi la destinazione dovete, diciamo, l'ubicazione deve essere sempre finalizzata a una sicurezza personale, quindi cioè, attrezzature, tutto quello che compone la vostra postazione deve essere messo in sicurezza. Va da sé, ultime righe, no? Dici, ma sì, lo so che devo andare con le radio efficienti che possa assicurare. Questo è successo su un'esercitazione a terra di protezione civile, tutta la regione, noi tutti arriviamo tutti belli nella propria terra, tutto pa, 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 pa. Quello va sul monte, mi si accende la radio. Quell'altro, l'antenna, i ROS alle stelle, se l'ha spaccato di poi dentro l'antenna. Ma scusa, la casa non è controllata. Cioè, è un'esercitazione. Dopo ho capito come si risolve all'italiana. Faccio anche i telefonini, sì, perché è l'esercitazione. Se invece è la tragedia e tu vai su con la macchina che non funziona niente, fine. Non per la figuraccia, poi fine. Quindi noi, quello che abbiamo a casa, io per esempio ho un pezzo di carne d'angolo, no? Mi danno su un terrazzo, provo e so che se vado via, almeno tre cose, ragazzi, è un'antenna, un pezzo di carne nell'aria, perché c'è un'apparecchiatura del calcolatore della NASA, che quindi devo stare tre cose. E vi posso dire una cosa, portate via sempre una radio vecchia, non perché si rovina, tutte queste con mille bottoni, le memorie, i subbottoni, non servono a niente. Perché lì non saranno subbottoni, non c'è di niente. C'è il microfono e la radio. Quindi non è che uno deve andare lì sulla tenda a fare il figo con la palata da 8 milioni. La radio normale, normalissima, semplice da usare. Su che frequenze? Le nostre frequenze, poi. Questa è la catena di comando per comunicazione. Ci abbiamo il DICOMA, CCS, COMECOC, Centro Coordinamento Soccorsi, CCS, COMECOC. DICOMAC è di solito presso, vabbè, l'Aquila, presso la Scuola Finanza, qui a Perugia, qui in Umbria, DICOMAC è a Foligno, la sede centrale. Centro Coordinamento Soccorsi viene ubicato in delle aree prestabilite, il COM è il Centro Operativo Misto, stesso, di solito compra nella stessa area, i COC sono invece il comune, cioè gli operativi comunali, che sono i primi all'emergenza, perché poi l'allerta avviene dal basso verso l'alto, perché è chiaro, se c'è una scossa di terremoto ora, a Roma, la sala nazionale, sì, c'è NGV che li monitorizza, ma se non c'è il COC che si attiva e gli dice che sta succedendo, quello di Roma sta a casa, dorme, non è che c'è la spera di vedere.
Scusa, quindi il Dicomac che cosa vuol dire? Dicomac è una sala situazioni generale. Vi spiego, ad Aquila, poi faccio vedere, faccio delle foto. Presso la palestra della scuola di guardia di finanza c'è il Dicomac. Dentro ci sono tutte le articolazioni, sono 8 settori. Il nostro è il 7, di telecomunicazione, ok? Poi c'è la parte logistica, la parte della sanità, e ognuno ha un'area, ok? E lì avviene tutto lo smistamento delle informazioni, poi ve lo dirò come, che appunto dal COC a salire. I COM e i CCS di solito sono messi per macro aree. Nel terremoto di dell'Umbria del 97 il COM stava in Umbra insieme al CCS, quindi la prefettura, la provincia, la regione stanno lì. Quindi è la parte intermedia che collega i COC con i COMAC. Che cos'è la protezione civile? L'abbiamo detto mentre aspettavamo che si caricava il programma. Per protezione civile indichiamo gli enti pubblici o privati che svolgono attività assimilabili a difesa civile, abbiamo visto la differenza, finalizzata alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti, dell'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni che le persone o cose potrebbero soffrire in specifiche situazioni causate da disastri naturali e di altro genere. I disastri possono essere anche di altro genere, non solo naturali, anche con la parola dell'uomo, possono essere epidemie come questa. Da notare che a livello internazionale non c'è una definizione unitariamente accettata, per quindi viene di volta in volta identificata con alcuni enti proposti che esercitano attività di soccorso pubblico. Ne so, negli Stati Uniti abbiamo la Guardia Nazionale, sui riservisti, penso dei militari che all'uopo fanno questo, come in altri paesi. Vi dirò di più che mentre in Italia noi abbiamo un piano di frequenze da utilizzare, che sono quelle da biomateriali o della protezione civile, che sono il UHF sul segmento civile, negli altri paesi del mondo, quindi a livello internazionale, non esiste nulla. Quindi alle verificarsi di una calamità di portata internazionale a Haiti, il terremoto, i radiamatori, perché ci sono due grossissime associazioni, una americana e un'altra all'ITU di Ginevra, usano di volta in volta le frequenze sempre dei materiali convenzionalmente stabilite. Okay. Tornando alla protezione civile, quali sono i compiti, le principali attività? Sono la prevenzione e previsione dei rischi, soccorso alle popolazioni colpite e contrasto e superamento all'emergenza. Abbiamo parlato degli eventi, quindi la legge ci riclassifica in tre categorie. Quelli naturali connessi con l'attività dell'uomo, che possa essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli, enti o amministrazioni competenti in via ordinaria. Esempio, un forte evento, cadono 18 alberi, grandissimi, il comune di Siega li fa pezzi, li porta via, quindi l'emergenza c'è, il superamento uguale, quindi può fare in autonomia, non c'è bisogno per 18 alberi grandissimi di innesca fino a Roma protezione civile, no, lo può fare in autonomia. Eventi naturali connessi all'attività dell'uomo che per la loro natura estensione comportamento comportano, scusate, intervento coordinato di più enti competenti in via ordinaria sempre. Questi alberi cadono sulla strada interprovinciale, quindi tra la provincia, i comuni, i vigili del fuoco, eccetera. Poi abbiamo le calamità naturali o connesse anche con l'attività dell'uomo, che a ragione della loro intensità devono essere nell'immediatezza fronteggiati con i mezzi ordinari, ma poi ci vogliono i poteri straordinari, quindi subentra il governo, le prefetture, che sono sul luogo. Questa è la sala della protezione civile del Trentino, questa è la sala nazionale della protezione civile. Come vedete, ci sta. Carabinieri, esercito, i vigili del fuoco, dei rappresentanti del governo, proprio perché l'approccio è multidisciplinare. Vanno prese delle decisioni che comportano l'impiego di mezzi, uomini, risorse, eccetera, che non è che
uno solo, cioè anche il capo del Dipartimento della Protezione Civile non è che può sapere tutto, cioè non può sapere i carabinieri quanti ne possono impiegare, vigili del fuoco quanti, quindi un po' di 10.000, magari sono 1.000. Quindi questa sala viene attivata, è operativa H24, riceve informazioni come vedete in tempo reale e quindi man mano civile, prende le decisioni e delle strategie. L'attività di previsione è l'attività che punta a identificare i scenari di rischio e quando è possibile per annunciare, monitorare e sorvegliare in tempo reale gli eventi e i livelli di rischio attesi. Quindi dice la parola stessa, previsione, ogni sindaco nel suo comune deve fare questo tipo di attività, rispondo al piano, quindi non lo so, io sono il sindaco di Courmayeur, c'è il rischio valanghe, dovrò mettere in atto l'attività di previsione, quindi quando in base alla statistica quando sono avvenute, in che periodi, in che giornate, eccetera eccetera, e se dovesse avvenire che tipi di interventistica mettere in atto. Viene redatto un documento, poi la prevenzione lo dice, punta a evitare ridotto al minimo, no? I danni in caso di gravità, quindi sono strumenti di prevenzione, allertamento, la pianificazione di emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza di protezione civile, eccetera. Il soccorso, lo diceva la stessa, e il superamento dell'emergenza, che è insieme tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. Perché l'emergenza, diceva la stessa, è una cosa che è limitata nel tempo. Questo diventa ordinarietà l'emergenza, no? Quindi una volta c'è l'emergenza si inizia a ritornare all'ordinario. Questa è la sede del Dipartimento della Protezione Civile, che come vi dicevo prima è una struttura del governo della Repubblica Italiana, fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è istituita dalla legge 24 febbraio 92, numero 225. Si occupa di quello che abbiamo visto prima a livello nazionale. L'attuale capo del Dipartimento è il prefetto Angelo Borrelli. Questi sono alcuni stralci della legge che istituisce la protezione civile. Ancora delle normative sono nuove, questa è il 2018, questo è il decreto legislativo, il numero 1 del 2 gennaio, che ha rivisitato un po', sostanzialmente cambia poco. Ha dato più poteri e più responsabilità ai sindaci a livello locale, ma secondo me, non perché li voleva aggravare in qualcosa, ma proprio quel motivo, che sei tu che sta facendo la cosa tua, quindi è bene che te ne occupi tu, sotto tutti i punti di vista, nella prevenzione, nella previsione e nell'emergenza iniziale. La Protezione Civile ha un'organizzazione operativa, è composta dal comitato operativo, la commissione grandi rischi, il DICOMAC sul posto, la sala situazione Italia, quella che abbiamo visto qui a Roma, che è a livello nazionale. Poi abbiamo un centro funzionale centrale che sta a Pian di Porto a Roma, sono, da superstrada si vedono dei capannoni immensi, dentro sono tutte tende, trattori, di tutte e di più, e un centro funzionale decentrato, di solito a livello regionale. Ecco qui. Abbiamo a livello regionale la sala operativa regionale, in questo caso Foligno, i CCS COM, a livello provinciale il COM, comunale COC. Questo il CCS, Centro Coordinamento Soccorsi, è il massimo organo di coordinamento dell'attività di protezione civile in emergenza a livello provinciale. È composto da responsabili di tutte le strutture operative che operano sul territorio, quindi Forze Armate, Forze di Polizia, Croce Rossa, Prefettura, Provincia, eccetera. Individuano le strategie e gli interventi per superare l'emergenza anche attraverso il coordinamento dei COM, centri operativi misti. Sono organizzati in funzione di supporto. Ritorna, mentre leggiamo queste cose, quello che si è detto all'inizio. Ecco perché dobbiamo dire le cose che vediamo senza drammi, senza urlare, perché se no questi che stanno a Foligno dentro a un grande ufficio non riescono a capire, no? Le funzioni di supporto costituiscono una struttura organizzativa di base dei centri operativi e rappresentano diversi settori di attività da gestione dell'emergenza.
Ciascuna funzione è costituita da rappresentanti delle strutture che concorrono con professionalità e risorse per lo specifico settore ed è affidata al coordinamento di un responsabile. Verranno attivati gli eventi emergenziali in maniera flessibile in relazione alle esigenze contingenti in base alla pianificazione di emergenza. L'esempio lampante è quello del settore 7, TLC, telecomunicazioni, dove siamo. Il COM, abbiamo visto, è la struttura operativa che coordina i servizi a livello provinciale di emergenza. Deve essere collocata in strutture antisismiche, realizzate secondo i metodi vigenti, non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio. Quindi una superficie di 500 metri quadrati, una sala riunioni, sala per volontariato, per comunicazioni, eccetera, eccetera. Una piccola struttura, una piccola sala operativa, insomma. Poi abbiamo il COC. È attivato dal sindaco, che è responsabile per legge della protezione civile a livello comunale. Svolge funzioni di direzione e coordinamento dei servizi di soccorso, assistenza alla popolazione, fin dalle rimesse in fase di emergenza. Quindi che fa il sindaco? Subito, c'è il terremoto, emergenza. Adotta provvedimenti di urgenza, ordinanze. Chiusa la strada comunale lì, non bevete dalle fontane perché si è inquinata l'acqua, eccetera. Informa la popolazione sui possibili rischi, quindi sono dei punti di raccolta dove la popolazione viene informata, insomma, non transitate per la strada dei loggi perché c'è una voragine, piuttosto che non so, non vi avvicinate se siamo al mare, no? Alla spiaggia perché ci potrebbe essere una anomala, uno tsunami, quindi queste cose così. Dirige gli interventi di soccorso. Quindi è responsabile di tutto quello che accade a livello soccorso, riceve supporto in modo sussidiario dalle province, le prefetture, quando da solo non riesce a fronteggiare l'evento. L'abbiamo detto prima, cadono 18 platani, ce la fa da solo, avverto, guarda, ce la faccio da solo, adesso preso gli operai, stiamo segando con noi, ma se è una cosa più grande, mi chiama subito la prefettura e dice guarda lì, è un disastro. Cioè io con 300 operai del comune, faccio, è un animatore e in carabinieri non ce la faccio. Per fare questo il sindaco si serve di uno strumento semplice, il piano di protezione civile. In soldoni quello che abbiamo visto prima sulla prevenzione, che riassume rischi, il territorio, rischi presenti, risorse, mezzi a disposizione, aree di attesa, ricovero, ammassamento sul territorio. È un po' quello che sui luoghi di lavoro sono gli piani, no? Se succede l'incendio, andate a destra, state fermi qui, aspettate, prendete l'estintore. Queste cose, chi fa cosa? La legge ci dice sempre, quello che abbiamo detto prima, che l'autorità comunale di protezione civile, e abbiamo visto cosa fa, dirige e coordina i soccorsi. Abbiamo visto che se non può fronteggiarli con le risorse a disposizione, si chiede ausilio agli enti superiori, sempre comunicando al prefetto. Ritorniamo sempre su quello, la prevenzione dei rischi e la riduzione di tutti i provvedimenti per fronteggiare l'emergenza. Il sindaco attiva dei soccorsi, la popolazione, rimette in atto tutti gli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza e vigila. Sì, utilizza il volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale sulla base di quelle che sono direttive nazionali e regionali. Il prefetto fa la stessa cosa qui in grande. Quindi se il sindaco deve comunicare tempestivamente col prefetto, il prefetto col governo. Il prefetto rappresentante del governo sul territorio. Differenza tra sindaco e prefetto che il sindaco emette le ordinanze a livello comunale, no? Il prefetto può anche decidere di, che ne so, hanno c'era ombra, siccome le telecomunicazioni sono saltate per una ventina di giorni. La prefettura ha stipulato un contratto con la Telecom, venne un camion lungo la Telecom dove c'erano tutti i cellulari dentro. Tu andavi lì, telefonavi gratis perché pagava lo Stato. Ma questo può fare il prefetto, non il sindaco, perché il prefetto è il governo sul posto, quindi le sue competenze può anche prendere queste iniziative, ok?
Quindi per garantire le comunicazioni per arrivare due autobus, c'erano dei tavoli dentro, con punti cellulari, tu entravi, chiamavi dove ti pareva, stavi in ora, due, e serviva, tutto gratis. Ma questo è il prefetto, che poi viene autorizzato dal governo, eh? Questa è la maglia radio. Come vedete abbiamo la sala radio, CCS, ICOM, ICOC. Poi abbiamo, vabbè, centro istituzionale, ministero, regioni, enti, eccetera. Le aree di raccolta dove ce la gente, i magazzini, perché poi dobbiamo anche tener conto di altri settori, quindi c'è anche la logistica. E come vedete, quando la comunicazione ordinaria non è possibile. La maglia radio, che vi abbiamo lanciato prima, vi ricordo che è un sistema strettamente gerarchico. Quindi, da sopra a sotto. È come a divinare. Quello che è sopra comanda, quello che è sotto si attengono. Ma c'è un motivo. Non perché il capomaglia vuole essere più bello, più simpatico, più intelligente. Perché se ognuno chiacchiera quando gli viene in mente, così, creiamo solo confusione. Questa è la maglia radio, se più semplice possibile. Abbiamo il capomaglia, sta CCS e i COM. Li mettiamo, che so, qui siamo a Perugia, qui siamo a Bastia, Torgiano, Fonte San Giovanni. Poi abbiamo, perché abbiamo i COC, abbiamo detto i comuni, no? Quindi abbiamo Perugia, Bastia, Torgiano, Ponte San Giovanni, qua abbiamo Bastia, cioè abbiamo l'ospedalicchio, Bastiola e Trignano. E abbiamo i vari operatori dislocati sul territorio. Ok? Quindi la comunicazione come avviene? Allora, o in via ordinaria, capomaglia, no? CCS. COM 2 da CCS, avanti. La situazione a Ponte Felcino. Ah, mettiamo che il COM 2 già è COC 3 che è Ponte Felcino. COC 3 da COM 2, Ponte Felcino. Operatore 2 che è a Ponte Felcino. Ah, qui la situazione è tranquilla, sono arrivati cose da mangiare, le tende, mancano solo due tende. E a ritroso finché si va su. Quindi il capomaglia non può parlare direttamente con l'operatore COC. A regola sì. Ah, può anche scavalcare. A meno che se sono situazioni che ti posso dire. Perché poi la comunicazione, attenzione, lo capite da soli che è vero che c'è la chiamatore. Poi ci può essere anche la notizia che arriva al CCS, qua il COM. Guardate che io adesso transitavo per quella strada, che magari è un punto che non è stato ancora raggiunto, e ho visto questo. Allora quello magari è una cosa anche abbastanza urgente, invece di fare tutta la fila con scavalca, ok? Ma mai l'operatore scavalca, per un motivo, perché se no magari chi sta in mezzo perde l'informazione. Vi faccio esempio militare, cioè il generale, il colonnello e il maresciallo. Il generale può parlare con il maresciallo, direttamente, si deve chiedere una cosa urgente, poi lo dirà il colonnello, ma il maresciallo non può andare al generale, perché lo sapeva dire al colonnello, cioè sono spiazzato nei confronti del generale, giusto? Poi il generale chiama e dice, ma è successo? Non lo so. Okay. Questo è il dico Maccalapino, questo sono io, i due ragazzi. Dopo vi racconto un giorno veramente di tutti i buoni. Questa è. Si chiama Page, un foglio di carta così che si mette a raccontare. Oh, qui vedete, questo è l'esercito. Questa è la postazione dell'esercito. L'esercito che aveva tutte le specialità del genio, quindi quelli che fanno le strade, le ferrovie, eccetera.
Loro in diretta, qui avevano questi tre grandi schermi, in diretta le loro unità che erano sul posto, via satellite, che poi c'erano tutte parabole, cioè, gli mandavano con le telecamere le situazioni aggiornate. E loro in diretta aggiornavano, c'era cioè la direzione sentita qui, aggiornavano, ma roba delle unità di 10 minuti, una cosa veramente. E mandavano tutto a Roma, al comando loro. Quindi questi sono tutti ingegneri, architetti, scienziati, e stavano tutto il giorno, facevano i turni, macinavano queste informazioni di coordinazione relative alle strade, ai ponti, tutto quello che erano infrastrutture. Anche la notte, cioè i ponti, questo è il mio comando. Qui c'è la Croce Rossa, il Cavaliere di Malta, qua giù c'è il settore logistico. Sono stati 400 azioni. La domanda che uno si può fare, se la sta facendo, vi rispondo, se no vi faccio la mano la risposta. E quindi dove andavano a dormire? Qui, per terra, perché ci hanno dato due coperte e un cuscino. Io lo vedo sui gradoni di cemento, probabilmente puntavi per terra di 2-3 ore, perché è impossibile riposare, perché anche se ti riposi, cioè è sempre accesa la luce, così, cioè è chi parla, chi viene. 10 giorni torni a casa che stai proprio fritto. Ecco, qui è la postazione telecomunicazione dei radioamatori, messa in alto non a caso, cioè resta da sola perché in mezzo al frastuono se non senti niente. Qui avevamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 apparecchi, 2 portatili. Ogni apparecchio era un ponte ripetitore che poi serviva anche l'esercito e le altre forze armate, perché loro c'erano in avaria, quindi i nostri ponti servivano anche a loro. E quindi partivano, venivano qui, dopo vi dico anche modalità, per potevamo anche comunicare con le loro unità. E non comunicava l'omino dell'esercito, comunicava l'allenatore. Lei già da me mi ricordo di parlare col colonnello, no? Ci sono dei moduli per messaggio, si fanno i messaggi, si legge il messaggio, c'è tutta una cosa. Vedete, tutti carica batterie, portatili, le cose varie. Questa era attiva H24. Qui sono altri due radioamatori, che sono in un comune, in un'altra località. Questo sta in un COC, perché noi sempre abbiamo un COC, ma sarà salvato. Ora macchina tua, ora tenda. Ecco il COC, finito il COC. I più fortunati stanno dentro una scuola del paesino, ma forse è meglio stare in macchina o la tenda, perché poi specialmente lì c'è gente che stava in delle località, Barete, che sta a 1500 metri di altezza, c'è dentro la macchina, è ad aprile, ma aprile. Già l'aquila sotto da noi, calava il sole e mettevi più linee dentro la palestra. Poi ricordatevi una cosa, che chi sta qui poco da fare, non è che vai a fare, cioè tu sei da solo, cioè tu stai seduto di qui H24, mangi lì, fai tutto lì. Non è che diciamo, parlo un po' con l'esco, no? Chi è stato in macchina? È stato dentro la macchina una settimana. Infatti tante volte venivano a fare la doccia da noi la sera, chiedevano autorizzazione, scendevano giù la macchina e cosa, perché dicevano, erano le docce, noi è la palestra, doccia 3 secondi, che andavano in macchina e andavano via. Quando se lo potevano permettere. Ti lasciavano la postazione. Sì, lasciavano ai cibi, poi ci sono anche i cibi. Io anche dei cibi in maniera molto positiva. Questo è uno scorcio di L'Aquila. E perché ti serve l'autorizzazione comunque quando ti sposti? Sì. Allora, diciamo del Dicomac. Quando ha iniziato il terremoto, c'è stata la prima scossa di terremoto, io facevo servizio a terra, allora è acceso subito la radio e lì, siccome è finita questa breve chiacchierata, così diciamo qualche aneddoto un po', e venissi sul link nazionale
E io lì ci stavano due operatori, Gaetano e altro, e io lì per lì quando li ascoltavo, proprio in virtù di queste linee guida, dico, ma questi stanno fuori dal mondo, perché stanno lì, perché erano sconnessi. Io sono arrivato 3 giorni dopo lì, al Ligone, e ero conosciuti, 2 bravissimi ragazzi. Questi avevano ricevuto la licenza dal ministero 2 giorni prima del terremoto. Quindi, e nemmeno c'era l'orario a casa ancora. Hanno fatto gli esami, ma non nemmeno niente. Venivano a Termoli. Quindi che hanno fatto? La loro sezione dice, ascolta, dai, paf, e l'hanno imbarcato in Amalia Rabbia. Quindi sono trovati a Licomac, uno c'ha 18 anni, uno 19. Sto mondo. Io vi posso assicurare che quelle radio, cioè parlo, se le radio sempre un codice, alla fine diventi un idiota, capito? E questi ragazzetti coraggi, infatti li sentivo sull'infrazia proprio sconnessi, ma questi fanno casino. Cioè quasi mi arrabbiavo, dico, ma che padre degli amatori, ma... E dopo una volta che siamo arrivati lì, siamo arrivati altri 3 o 4 più grandi così, abbiamo fatto questi che erano un tipo dei zombie. Questi minori sapevano un piano di ma quando si impara? È corso accelerato. Capito? Erano veramente. E dopo abbiamo fatto amicizia con ragazzi bravissimi, veramente squisiti, per farvi capire quanto è importante poi, no? Insomma, non fare cose un po' ai caso. Io non so perché scelto che mi hanno messo in macchina, hanno scaricato lì, sono lì. Può darsi che gli altri erano tutti pieni sugli altri paesi, perché. Io ne ho fatti 3 o 4, certo, ma... Certo, dopo vi faccio... Dico, ero spostati uno dei 30 chilometri, di 50... Poi faccio esempio, noi case. Avevamo un plan come la reception dell'albergo, perché poi noi gestiamo i cambi. Quindi, c'erano i turni, no? Iniziata uno, dal al lì, E poi noi ci chiamavano, nelle varie aree d'Italia, diciamo, noi siamo da Milano, siamo 82, partiamo domani, aspetta. Nominativi, ma guarda, domani ne servono 2 lì, 2 là. E mi ricordo che un giorno, in una frequenza avvicinamento che era 145 e 200, mi sembra, due proprio di Milano, arriva, siamo qui perché devono venire a Dicoma, poi fare l'accreditamento, fare l'operazione e poi vai così. E se presentano questi già, che non fatta, con il trench, il più bellino, per la via, controlli, no? Dove ti chiamate? Allora, tu fai zanne di Italia 1, 2, ok, posto X. Bene, e l'albergo? L'albergo. Forse non hai capito. È da nuovo, l'albergo non c'è. Ma noi hanno portato i vestiti, hanno le giacche e cravatta, i cambi con i calzoni, i mocassini. E guarda, l'albergo non c'era. Anzi, ti trovi più. Vado a vedere che poi c'è una situazione delle strutture. Cioè avete una station wagon, sì, è dovuta sta macchina. Ah no, non torniamo là. No. Tu lì. C'era quello che da 15 giorni che sta la sua macchina. E volando a casa, abbi pazienza. E questi sono fatti 5-6 giorni, per poi, mi scorse prima, ogni tanto, basta, non ce la facciamo più, è già che la latta a macchina. Ma... Allora, torniamo agli discorsi prima, no? Cioè, ma tu ti lasci la gravità. C'è l'albergo? Mette la giacca e la cravatta? Con il trench firmato? Poi c'è una macchina con l'aria in macchina, c'era una porta, aria, grandezza. Come se andavano? Che ne so, che pensavano che era. Boh! Infatti dopo 4-5 giorni mi hanno sentito proprio mezz'ora. Poi non ne dico, ma e qua anche se mi ne dico, ma che giacca e cravatta devi dormire per terra. Ma perché non c'avete voi le camere? Perché? Ma perché? Che camere? C'è un'emergenza, capito? Quindi vedete com'è importante, quello che si diceva prima, poi si riflette tante volte su quello che poi accade realmente. Io prima dicevo dei CB, no? Che noi, vari amatori, commettiamo sto peccato, che è un peccato. E siccome abbiamo preso la licenza e facciamo i collegamenti con l'Australia, con il Giappone, il CP è uno che vi posso assicurare, io ho visto le colonne mobili dell'Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia dei CB, che penso che nemmeno, forse l'esercito c'è qua,
l'Emilia Romagna c'era un camion, un tir, un altro articolato, quelli fatti di pomodoro, con dentro un servizio di falegnameria e di fabbro, un laboratorio dentro. C'era una panetteria, CP, CP, Emilia Romagna, una professionalità degli operatori molto più solidi di noi. Perché? Perché quando io sono arrivato mancava un registro delle consegne, perché noi eravamo 8-9, un responsabile e gli altri 8. E quando c'era il cambio, quelli andavano a riposare e arrivavano con gli operatori nuovi. Devo sapere che hai fatto fino adesso, chi è arrivato, chi è smistato, che priorità ci sono, che... Ah, quando io, eravamo io in alto per un altro militare, no? Per militare, per militare, facciamo registro, tutti quanti ci hanno guardato un po' verso questo. I CB facevano il passaggio di alla militare, i montanti con i smontanti, quelli dicevano tutte, come fanno all'ospedale gli infermieri? Tutto quello firmava, controllava le radio, le matricole, tutto, ma c'è stata mezz'ora. Sempre qua divisa la protezione civile con giubbotti, tutti veramente. Io poi commentavo con la televisione di qua, cioè noi facciamo tanto i baronetti, cioè questi li consideriamo, avevano i ponti radio PMR portatili. Un giorno è saltato un ponte sulla Magliella nostro, tragedia, perché c'era l'esercito appoggiato. Mentre eravamo lì con quello della protezione civile responsabile delle comunicazioni, che era uno che veniva mezzo al giorno, faceva il figo perché veniva da Roma, andava la latta, questi stemmini, no? Poi andava via. Come si fa? Come non si fa? C'erano i CB, perché erano tutti un tavolo unico. Sta sto CB, dice, guarda che noi abbiamo fuori 4 ponti di PMR portati. Se ci dice, andiamo su col pannellino. E per mezza giornata, finché sono stati cristiani i ponti nostri, loro col ponte portato. Cioè, sono organizzatissimi. E poi ho scoperto che non c'è la chance di arrivare lì. E poi dopo, parlando, ma tu sei, io sono in Z3, io sono in Z4. Capito? Questo. Come vi faccio un esempio proprio molto pratico, senza filosofeggiare. Allora, a Ponte San Giovanni mancano 4 tende, quindi hanno distribuito le tende, si accorte 4 Ponte San Giovanni, avanti. C'era la famiglia rossi, bianchi, verdi, gialli, non sono stati arrivati le tende. Il conno chiama CCS e così fino a Dicoma. E arriva a noi in radio la segnalazione che a Ponte San Giovanni mancano 4 tende a queste famiglie. Tu cosa fai? C'hai un modulo, è un prestampato, dove c'è data, ora, oggetto del messaggio e la priorità, P o O. O è ordinario, quindi può essere vaso entro le 12-24 ore, perché non c'è urgenza. P è prioritario, quindi da mezz'ora a massimo 12 ore. E compili dal COM di Perugia, Italia 2 HQP, l'operatore, ha detto che così, 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 la fonte è il sindaco di Ponte San Giovanni, sto dicendo stupidaggine per farvi capire. Tu prendevi questo modulo, questo coso, in doppia cosa, la coppia cosa che portavi su, e andavi al settore logistico, perché è quello che sa quanta roba c'hanno, faceva la tua bella fila, perché non è che era lì abituata, andavi lì, dici, allora, messaggio, quello cosa fa? Prendo visione, quello che va ricevuta, e poi lui cosa fa? Fa una situazione, ok, tende, chiama il magazziniere, prendi, pronta 4 tende, e poi chiama quello in furgone e gli porta. Ritorna sul logistico e dice, allora, entro le ore 15 al com di Ponte San Giovanni arrivano le 4 tende. A lui facevi l'altra fila a scendere. E lì potevi saltare la gerarchia, potevi chiamare direttamente il com. Cioè, guarda che entro le 15 assicura che arrivano le tende. Ok, questo è. Se c'era qualche cosa di sanitario, tu andavi al settore della sanità. Mi pare che è successo proprio di una signora che via bene, che non c'ha più le insuline, a quel punto fai il messaggio prioritario, perché magari chi ti chiama dice
dice, guarda, io sono il Zatazzata del doppio dal Comri Torgiano, c'è il dottor Rossellini che dice la signora Bianchi, che ha il diabete, ha finito l'insulina stamattina, deve fare la prossima puntura fra 4 ore, sulla vancoma diabetico, mi servono 50 dosi di insulina. Facevi il messaggio, capisci, il sanitario, dici guardate, ecco, il messaggio di verità, se c'è l'OP c'è la fila, se tutti hanno l'ora, se c'è l'OP passa. E quelli mandano l'automedica, chi è, ti approvvigionano. Qui tu ti vai lì, puoi scavalcare, e tanto ti sentono tutti, scavalchi, guardate, fra mezz'ora c'è la medicina. Questa è un po' la sostanza, cioè in parole povere, questa sera ho evitato, cioè no, evitato, l'avevo fatto domattina alle 5, se vi dicevo tutte le leggi, gli articoli, sotto articoli, poi siamo da radioamatori, va da sé, che cosa vi portare in emergenza? La radio, l'antenna, il cavo, il blocco nota aspettando gli appunti, il cambio, quella, cioè, sono queste le cose, ma quello che mi premeva su sta chiacchierata è di farvi capire un po' le grandi linee che cosa dobbiamo fare. Per esempio, voi dovete sapere che per operare durante l'emergenza dobbiamo avere un'abilitazione, si fa un corso regionale, perché una volta andavano tutti, no? Quello era l'assicurazione se fai male, allora devi fare un corso, quando è stata la sezione di Terni, che lavorava a Terni, si è fatto un corso, devi fare la regione, sono gratuiti, li fanno, basta che mi iscrivano come ARI, vengono strutturati. 6 settimane, se non fanno un diplomino che sei corso base di protezione civile, sei preparatore base. E all'esame finale, a noi radioamatori ci hanno fatto montare tempe, a quelli che devono fare il manisca, quelli in bianchino, gli hanno fatto usare radio. Io so usare radio, quindi noi alla fine poi dobbiamo fare quello, almeno sappiamo montare tempe. Però non perché devi montare tempe, però acquisisci l'infarinatore, che è quello che non è la tua competenza, ma non per richiesta quella competenza, per richiesta di questa, chiamiamo, abilitazione, questo è assicurativo. Questo anche quando è stato il terremoto di Emilia Romagna, quando scrive la prefettura lo dice, gli amatori che siano abilitati all'emergenza radio, questo è un discorso assicurativo, ok? E quello che vi dico, se mai vi venisse questa brillante idea di voler partecipare come radioamatori, non fate l'errore che fanno molti, io non metto le scarpe riformistiche, non metto il giacchetto perfetto per il suicidio, che vado a fare, no, perché se tu stai dentro la macchina da radio, vestito così, esci fuori, ah, dobbiamo, quindi ma chi sei? Io sono radioamatore, dovete essere identificabili. La scarpa antiopportunistica, allora è più bella la Nike, è più bello lo scarponcino di Interpa, ma non va bene, perché guarda su un posto dove c'è stata una calamità, può cadere qualcosa, ci può stare un qualsiasi cosa. Quindi, cioè, se volete fare questa cosa, fatela con tutti i crismi. Uno per la sicurezza personale, due proprio perché le cose devono andare. Voi capite, se ogni volta che esco dalla macchina o dalla tenda, devo stare a spiegare chi so, perché mi sono vestito così, la penzolina è morta. Cioè lì sono, io non so chi di voi ha mai fatto questo tipo di esperienza, lì sono dei momenti, cioè non è che la gente ci vuole questa chiacchierata, sa lì, vedo? E poi vi trovate comunque sì a svolgere un servizio di vita, perché ricordate che arriviamo a se andate a guardare sulla licenza che vi arriva, con nominativo, la validazione per installare l'impianto di esercizio di una stazione è servizio dell'animatore. È un servizio dell'animatore. Cioè, non è che noi siamo unica la linea, ma è un servizio. Perché? Perché le vostre stazioni, in caso di emergenza, possono essere progettate dalla prefettura. Ho detto a voi, guarda, tu adesso stai a casa, stai a radio, in questa frequenza. E no, io ci voglio stare, no? Così, ok? Io ho la stazione, io ho l'alloggio di servizio in caserma, no? E se va via tutte le comunicazioni dei carabinieri, a me mi dicono, amico, tu c'hai la radio, sì, accendila, perché sotto c'è rotta la radio.
Sono servizi, sai. E dopo come reanimatore ti dicono sei uscito dalle frequenze radioamatoriali, adesso ti suoniamo noi. No, capito? Questo. Le prove che si fanno ogni mese in prefettura, c'è una sala radio in prefettura, che è interforze e interenti, diciamo, cioè polizia, carabinieri, la finanza, polizia, strada, eccetera, c'è anche la nostra stazione radio. Quando sono le prove di sintonia, si fanno una volta al mese, che il Dipartimento della Roma chiama tutte le varie e si danno i controlli, non si fanno i discorsi, Perugia da Roma, 5-9, 5-8, è una prova di sintonia. Non è che quelli, no, io la partita non c'è. Uno ci deve andare, uno, la responsabile della sala. Quindi chi ha quel compito, dice la multa, quando stavo qui a Perugia per un paio d'anni, è tu, quella gente mi ha seduto lì, tu vuoi, devi fare le prove. Non è che puoi fare a casa, ma sto a casa, tanti che ne sanno, è vero che lo sanno, la prefettura lo sa che c'è la prova, lì domino c'è quel che intende, quindi, e dopo il prefetto vediamo che il governo così, cioè, quindi c'è una responsabilità, capite? Quindi se a fronte di questo noi vogliamo svolgere questo servizio e ci vogliamo rendere disponibili, sappiamo benissimo che non è la parata des figli, des belli, non è lì, è veramente da voi, non spalerai, ecco, i cumuli dell'Europa, ma io posso garantire che dopo 10 giorni sta lì dentro accesa la luce tutto il giorno, gente che va, gente che viene, poi noi poi diciamo, questo tavolino qui, i gradoni della palestra non lì, quindi ci buttiamo per terra a 2 metri, e quindi comunque senti da là, cioè sta con gli occhi chiusi per finta, non è insomma una cosa, cioè se la vuoi fare, fa capisci quello che stai facendo, ok? E poi non si sceglie, non è che arrivo io, ah vai a Barete, no, lì è freddo, io volevo un posto dove c'era il mare lì, no, vai dove c'è, ma questo è normale, perché cioè, se io mi metto a disposizione, non è che vado a fare, quello che c'è, c'è, quindi è importante, molto importante questo. Un'altra cosa che sono un po' successe, io da amatore non va lì a smistare il traffico, dire gente tu questo non devi fare, e poi abbiamo avuto la rapida, la gente si appiccicava a piedi, ma lei va con questa macchina, io sono le rari, quindi poi casomai si dice al vicino urbano, si dice a chi sta un po', guarda, questi stanno da salire traffico piuttosto che un'altra cosa. Cioè, noi ci viene chiesto, come dicevo prima, solo di comunicare, ok? Comunicare e basta. Tutto qui. Questo è un po' il succo di questa chiacchierata che abbiamo fatto questa sera. Io non ho avuto la pretesa di fare il professore sulle leggi, sulle cose, perché sarebbe stata una cosa noiosa. Poi chi vuole leggere le leggi, basta, va su Google, mette leggi, popolazione civile, si legge tutti gli articoli di prima. A me non ci interessa sapere questo, di sapere che mentre operiamo dobbiamo rimanere nelle frequenze radioamatoriali. Capi che l'emergenza possiamo aumentare la sua frequenza carabinieri, ah oh, guarda è successo quello, no, ognuno ha le sue. E quelle che fanno da collettore sono quelle radioamatoriali. Perché più tardi l'esercito non funziona i conti, comunicavano, c'era l'RE. Due mi sembra la rete 1, la maglia e la rete della maglia, la rete che fungeva per la loro comunicazione. Quindi veniva il militare con un blocco di messaggi, cioè io non bisogna comunicare il nostro posto che sta vai da X che arriverà il camion col bitume sta per strada. Mi chiamavo, mi diceva l'altro radioamatore, col militare vicino, ma non perché non possono toccare l'aria, perché non possono per la sua frequenza di materiale. Come tu non puoi andare sulla frequenza dei carabinieri della polizia e parlare. È solo per questo, non perché sono più importante del militare. Perché non ci può operare lui, quindi a maggior ragione non ci posso operare io. Dopo, altri ammennivoli in serbo. Cioè, Avena Radio, che poi ne arrivò, mi ricordo uno, che era l'Alta Italia, dico, ma che beh, sarebbe bene avere un radio, una sui carabinieri della polizia, così sentiamo. Ma a parte che non si può fare, ma te, che senti quelli che vanno da di là, che, no, così possiamo fare. Quindi fa,
Cioè, tu gli sto a dire, ma perché sta il com? Che i carabinieri stanno andando, prendendo il vitellino che sta sul dirupo, li dobbiamo lì, non niente, cioè, parliamo sempre di utilità del porto, che importa? Niente. Quindi evitiamo, io dico cose che ho visto, sì. Quelli che arrivano con tre portati di qui, un'altra di qui, con 70 frequenze, con quelli, i telefoni, non serve a niente. Io dico, non serve a niente. Perché quando ti trovi qui, quindi fa poco e cose efficaci, la sceneggiata non serve a niente. Come non serve a niente andarsi a veicolare, no? Tu devi andare qui in mezzo. Se vedi uno che sta lì aiuto, è normale, lo faresti anche se non fai la diamatore. Ma perché c'è chi ce va? Anche perché se vai in mezzo e ci rimani, la tua famiglia non gli dà il soldo, perché ci devi andare. L'assicurazione, qui proprio si parla di tutte cose di assicurazione. A meno che non te ce trovi proprio davanti, ma certo, nessuno, ma quello sì, quello te copre, quello sì, ma se tu vai a fare no, ma quello sì, anche adesso se esco c'è uno che sta su un palaperto attaccato, è normale che lo tiri su, però voglio dire, dove c'è una struttura che opera, uno vai da fastidio, due non ci devi andare, perché il tuo compito è fa smettere informazioni. E le frequenze che diceva dei radioamatori, no? Visto, cioè, le solito, frequenze, solito, allora, noi lo dicono quelle. Usiamo di solito le UHF e le UHF, sono scelte nostre. Sono scelte nostre. Scelte nostre. Sono UHF e UHF a seconda del raggio di copertura. Poi usi le HF sempre per comunicarti lontano. Di solito sono UHF e UHF per i punti ripetitori. Sì. O le dirette dove è possibile. La HF diciamo una parata HF. Che era situato sugli 80 metri di materiale. No, veramente no, però ci sono anche corridoi, per esempio queste luci noce si aggiungono, no, ma c'è un corridoio. Sì, appunto, però non lo usavo mai, stavo su una frequenza fissa, ma io non mai quasi smesso, non ci facevo più niente. Quello che dice Gianni, magari in particolari momenti, o per determinate. No, per sublineazione. Località, ma se no. Sono quelli che usiamo normalmente UHF, UHF in tempi normali, insomma, tipo. Cioè, non mi ricordo i nomi che. No, mi dici che non devo dire i nomi tipo su Pass, Serano, perché non riesco a ricordarmi. Poi sì, che non mi riesco piano piano con le. Adesso piano piano mi parlo. E quelli in caso del terremoto e le cose anche su un radioamatore le lascia liberi se non sta lì. Ma certo, quello assolutamente sì. Cioè, nell'area della calamità lo devi sapere già automaticamente. Certo, su certo terremoto perduta, no? E non è che io sulla presenza, ci parla nessuno, quella sera, oh, hai visto in 40 metri al Giappone? Sì, no. Innanzitutto, te lo dico prima, devi una marea di improperi, non è che devo dare il cambio città perché se sei scemo, no? Però poi senti, nel senso se stai in casa. Per esempio, quando c'è stato il terremoto 2 anni fa, allora quella schicca alle 9 di sera, io ero a casa, sto al quarto piano, sono andato sulle 6, guarda che c'è il forte terremoto, e lì, ecco, lì già si comincia a innescare, risponde lui, a casa mia non senti niente, guarda, di lì c'è già gente sulla strada, e lì comincia ordinatamente, si inizia a capire la situazione. Dopo, chiaramente, se c'è un'attivazione della prefettura, la prefettura fa, chiama il responsabile dei dati della sala radio, cioè vieni giù. A quel punto lui chiama il presidente della sezione, cioè risponda su perché c'è questa. Fammi sapere. Ma quello comincia a chiamare quelli che si sono resi disponibili, mi sveglio, quelli che tendo pronto. Quindi all'inizio possono parlare a tutti, poi arriva un certo momento che se deve bloccare il discorso. È normale, perché se no viene fuori il ministro. Dopo anche il fatto di partire o di andare, partire sia lontano, andare da vicino, cioè non è che tocca vestirci tutti, tocca l'inserzione, a fare cazzo, perché non serve, perché probabilmente non serve nemmeno che la diamo dove serve, perché magari le comunicazioni domani vanno, va tutto quanto, viene detto all'aria, guardate, al momento non serve, tant'è che l'ultimo terremoto, questo umbro,
Noi siamo serviti 3 giorni qua. Diceva andate, proprio andate a Foligno, un'oretta, tante volte che va via la corrente, dopo un po' torna a casa. Deve essere presente perché sei alternativo. Certo. Però, capito, non è più come 30 anni fa, parte macchine, furgoni, ante. Anche all'Aquila noi siamo stati 2 mesi. Una volta che hanno riattaccato tutte le centrali del telefono, c'erano due radiamatori, ma come dice Gianni, no, proprio si va via tutto all'improvviso per sicurezza, ma non è più richiesta quella. No? Tant'è che molti radiamatori poi ci rimangono in macchina, ma come ci voleva andare? Non vedo, non c'è bisogno. Oppure, cosa brutta che è successa l'ultimo terremoto, è che lì devo andare a Staperugia, a Foligno per 3 ore. Rispondere a una cosa, cioè che qualcuno diceva vado io, c'è tutto pronto, vabbè, vada dalle 5 alle 11 di sera a Foligno, 5 ore, cioè ormai dobbiamo entrare in questa mentalità che c'è una ottimizzazione delle risorse, capito? Poi se non serve più, non serve più. Ci sono altre figure che persistono fino al superamento dell'emergenza, sono i sanitari, sono i vigili del fuoco, cioè, ma anche i vigili del fuoco alla fine, una volta che hanno sgomberato tutto, vanno a casa, cioè rimane un presidio di 4 vigili del fuoco se cade in corpo, ma cioè che senso ha tenere 50 vigili del fuoco che capito tutto? Quindi anche su questo, sì, tutti i coro sono disponibili, uno slancio di generosità, non lo so perché, poi diventa andare ora. Ti sarei contento di andare a lavoro, perché 10 giorni non vieni a terra, no? O macchina 2 settimane, se vedi la macchina per la garage. L'ora, a quello di ora, ho dato una mano, anche l'ora, me la sono cavata, no? Questo è, in sostanza. Poi, un altro mito da sfatare, che uno va a terremoto e chissà i soldi che guadagna. Io personalmente ho rimborso il lavoro. Non mi devono dare 100 euro di benzina, non ho voluto niente. Non vado già a terremoto perché a terremoto poi mi dai tutto, giorno sono molti, ah c'è stato 10 giorni così, era quello lo scritto oppure con trance, la cravatta, la grande, ma pensavo c'era la ragazza e così tornava a casa, no, casa era lì, torna a casa, cioè quello non è lo spirito. Cioè non è una passerella per farsi vedere o per farsi vedere che sono più bravi degli altri. Io veramente devi lavorare, devi fare. Quindi, e quelli di Gianni Travanta poi sono precettati, cioè una volta sono venuti sono obbligati, no? E certo, lui ha detto, vabbè se è così torniamo a casa. E io ho detto, no, non tu vai lì. Ma che c'erano due che erano 15 giorni che stavano lì. Non è precettati loro, facevano il servizio. Anche perché hanno la disponibilità, al posto loro c'è, non ci sono andate altre persone. Ma se tu dicevo torna a Milano, ti ci metto a cucinare. Certo, perché hai dato la programmazione è importante. Ma perché se sei disponibili 100 persone, ci dovevano via. E perché tu, devi sapere una cosa, quando alzi la mano, mi dentro, ti faccio la dire domani, vengono fatti degli eventi, che vanno alla provincia, alla regione e alla prefettura. Cioè il prefetto sa che per domani è tutto a posto. Cioè, se via la forza curata, no, non diventa niente, non temena nessuno. Cioè, non ci fanno una figura. A me che andare a presentare il proprio. Capito? Certo, se tu dovevi di andare, scendi le scale, rompi una gamba, è normale. Certo. Potresti invece la febbra 40, è normale. Ma lì dovrebbe andare avanti, ci faccio, resti un altro giorno, non è quello. Ma se tu mi dici, vieni tutto figlio, mi dici, ah, se c'è l'albergo a casa, no, l'albergo è lì. Dopo ripeto, 4 giorni, ogni 2 minuti che stavano lì, questi mi dicono, ah, no, perché qui è freddo, perché qui, certo, stai con un dote, con il principe di Galles, a Barete, che è 2000 metri, cioè, che qui puoi prendere. Dopo, alla fine, c'eravamo 2 o 3 persone in più da qualche parte, abbiamo spostato. Sono quelli che rimanevano lì, che non c'era il cambio. Hanno dato la disponibilità per 10 giorni. E tu 10 giorni, sta via. Perché se ti tolgo ti ci metto. Poi sono delle fare, ecco, Barete, 2000 metri. Cioè non è che dici, Pon San Giovanni, Balanzano, quello va, fa su giù la macchina,
pure da lì vanno lì su 2 km. Sono località interne, cioè se vai via tu chi dice ma stavano. Ma poi vive insieme a quel posto, cioè va via da via Amatore, dice non c'è nessuno. Poi chiama la profetta, dice oh, qui già mi telefono, dice non niente, non lo vedi anche da via Amatore, non è che ti devono fare. Cioè, anche come non c'è una cosa penale, ma non è che alla Nazionale poi da tutti di agosto fa spagazziatori da lì, appunto di parte dentro la protezione civile. Perché a Roma c'è la rappresentante della Rete Nazionale della Protezione Civile alla sala operativa. E gli arriva la notizia, lui li chiama, un giovanotto. E allora chiamano un altro, se, cioè, non li chiamiamo più, cioè. Quindi diciamo è una cosa. No? Può succedere anche il contrario, eh? Come no? È successo. Può succedere anche il contrario. Qui intorno, senza far nomi. No, no, sì, ma siamo d'accordo, eh? Può succedere anche il contrario, certo, questo sì. Però noi pensiamo a fare. Ma non con i radioamatori, parlo col COM, con il sindaco. Sì, sì, come no, ma lo so. Marco. Guardate che. Io ho fatto il terremoto 97 di Nocera Umbra e questo dell'Aquila, no? Comunque sono anche dei momenti, specialmente i primi 3, 4, 5 giorni, veramente che non si capisce niente. Ogni secondo cambia lo scenario, ogni secondo cambia tutto, cambia tutto. Quindi è anche facile fare una cappellata, ecco ritorniamo al discorso, quindi le comunicazioni precise, essenziali, spersonalizzate, per evitare più possibile di prendere le strade che non sono quelle giuste. Marco, ci scrivono da Facebook che sono le SOI a gestire la rete. Sono le? SOI a gestire la rete, poi... Lidio si dice che il volontario deve avere copertura assicurativa trevalente. Infatti, quindi tutte le varie cose. Ci seguono. No, tutto a posto, sono attentissimi. Io ripeto, anche per chi ci segue, quindi, non salutando assolutamente nello specifico, perché sennò avremmo finito per una settimana. Ma se a voi fa piacere, ci possiamo avere un'altra volta. Mi dite cosa mi interessa di più, ok? E io vi preparo un'altra chiacchierata su questa è stata, sono degli input, così dei spot. Dopo se venite qua non ci vedete più capire meglio questa cosa, io con piacere torno ci facciamo una chiacchierata su queste cose. A questo punto, detto questo, dato che si è fatta la certura, mandiamo la stina più importante. Non per gli applausi, ma grazie per l'attenzione. Posso anche la riamatore.